Il massiccio del San Gottardo, un tempo principale ostacolo tra il nord e il sud dell'Europa. La montagna intralciava persone e cose lungo il cammino e doveva essere vinta con grandi fatiche. Oggi il passaggio avviene nella maniera più semplice, attraversando il traforo che taglia la montagna, come se la valle trovasse nella roccia viva il proprio prolungamento. A chilometro zero. Eccola dunque la nuova galleria di base del San Gottardo. Cemento armato, cavi, binari e di tanto in tanto un pozzo d'aerazione. Durante la nostra traversata è accesa l'illuminazione d'emergenza per permetterci una visione migliore. In questo modo si evidenzia la certosina precisione svizzera in galleria. Ma ciò nonostante, tutto appare per certi versi poco spettacolare. Una galleria, nulla più, anche se non un tunnel qualunque. La galleria di base del San Gottardo è oggi il tunnel ferroviario più lungo al mondo. Collega Rotterdam e Genova, Zurigo e Milano. Grazie alla nuova arteria l'intera Europa si compatta e si avvicina. Questo risultato non è gratuito, ogni metro di tunnel costa oltre 200.000 franchi. Prossima fermata, Sedrun. Qui si trova una delle quattro fermate d'emergenza. Se in galleria divampa un incendio o si verifica un altro allarme, qui i passeggeri possono salvarsi su banchine d'emergenza. Si aprono allora anche le verdi porte di fuga che danno il via libera verso il tubo d'evacuazione accanto. Imbocchiamo uno di questi tubi. Passando per un alto e buio canale d'aerazione, giungiamo all'unico punto aperto della montagna. Nessuna capsula in cemento armato, nessun cerotto a coprire la ferita aperta del San Gottardo. In un laghetto si raccoglie l'acqua che sgorga gocciolante dalla montagna. Percorrendo una scala, scendiamo verso la riva. Un casco da cantiere, probabilmente dimenticato con imprudenza, nuota nel lago. Al di sopra si apre uno squarcio oscuro nella montagna e lascia immaginare le masse pietrose che gravano sulla galleria di base del San Gottardo. Per sempre interrati nella montagna restano i 15,8 milioni di franchi che sono già stati investiti per le due sale d'aspetto della Porta Alpina. 800 metri sotto Sedrun avrebbe dovuto sorgere, nel centro del tunnel, la stazione ferroviaria più profonda al mondo, che avrebbe funto da collegamento con la stazione turistica alpina. Oggi solo due varchi nella montagna, sbarrati da nere sbarre in ferro e dal cartello vietato entrare, ricordano ancora quel sogno svanito nel nulla. Dietro le sbarre, in una nicchia, si vede la statuina di Santa Barbara. È lei la patrona protettrice delle genti di montagna e dei minatori. Indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla loro confessione religiosa, i minatori venerano la loro patrona. Un fugace sguardo, un breve grazie, una preghiera, qualche volta anche niente di niente. Una volta all'anno, sempre il 4 dicembre, ricorre sul calendario la festa di Santa Barbara. In quell'occasione il ricordo va alle vittime della montagna. Percorsi 800 metri lungo il pozzo di rifornimento, siamo arrivati a Sedrun. Ora può iniziare il volo verso Faido.
Il massiccio del San Gottardo ricoperto di neve. Che panorama pazzesco! 2300 metri al di sotto di queste rocce corre la galleria di base, più profonda di ogni altro tunnel al mondo. E quando sei dentro al traforo, di questo spettacolo naturale incredibile, di questa maestosa magia alpina, non vedi nemmeno l'ombra. Superiamo ora il confine tra i Grigioni e il Canton Ticino. Prima del 1803 la Svizzera finiva qui. Ora siamo ufficialmente al sud. Veniamo nuovamente inghiottiti dalla montagna e ci lasciamo cadere nel buio. Prossima e ultima fermata, Faido. Bitte folgen Sie der Fluchtwegbeschilderung bis zur Wartezone. Von der Wartezone aus werden Sie dann weiterfahren. Sie befinden sich in einem sicheren Bereich. Bitte helfen Sie sich gegenseitig und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Speriamo che questo annuncio non debba mai essere trasmesso, se non per prova. Lo si può sentire tramite il sistema audio del tunnel. Questo sistema funziona. È stato testato e ritestato a fondo dagli ingegneri. Invece di far passare sempre lo stesso annuncio, gli ingegneri diffondevano musica, sia per non tediare le maestranze, sia per non mettere a dura prova i nervi. Ma non hanno scelto una musica qualsiasi, bensì l'ultimo movimento della Nona Sinfonia di Beethoven, l'Inno all'Europa. Chilometro 57. Le montagne ricoperte dalle nevi eterne le abbiamo lasciate alle nostre spalle. Il San Gottardo, un tempo principale e massimo ostacolo del vecchio continente, è oggi soltanto un tunnel.